assicuro che è matto. Ha scambiato la vostra taverna per un castello. Avrà la vista corta, poveretta. Ci ha fatto l'inchino e ci ha chiamato gentildonne. Ah, allora è proprio matto. Comunque il cliente ha sempre ragione. Matto o no, basta che paghi. E poi, per una sera, mi diverte fare il castellano. Questo nobile castellano deve essere molto liberale. Guarda quanti commensali al suo desco. Lo vedo, adeschiamoci e commensaliamo anche noi. Dove vai? Bisogna aspettare il benvenuto del castellano. Dov'è? Dov'è questo nobile cavaliere? Eccomi ai vostri piedi, mio signore. Il vostro nome? Don Chisciotte della Mancia. Grazie. Questo gentiluomo si mette di nome Don Chisciotte. E della Mancia è il suo casato. E voi come vi mettete? Seduto, sdraiato, in piedi. Basta che mi fate mangiare. Quest'uomo è il mio scudiero. Come si mette non conta. Io sono il Duca Leone di Panzanella. Allora siete parente di mia figlia. Cosa dici? Io di cognome faccio Panza. Mia figlia si chiama Nella, nella panza Panzanella. Arguto il vostro servo, eh? Su, alzatevi, Don Chisciotte della Mancia. Grazie. Non posso alzarmi. Se non l'aiuto io con tutti questi ferri vecchi. Non voglio alzarmi. Resterò in ginocchio finché non mi accorderete la grazia che vi chiederò. Chiedete pure. Dovete armarmi, cavaliere. Armatelo, Duca Leone. Investitelo, cavaliere. Eh sia, io, Duca Leone di Panzanella, investo, cavaliere. Evviva! Un momento, non vale. Non potete investirmi così. E come se no? Ci vuole il tocco. Per piacere, toccatelo. Ecco, vi tocco e vi ritocco. No, con la spada o con lo stocco fisso qua. A lui piace lo stoccafisso. Se per me ci fosse un po' di baccalà in umido, preferisco.